avanti con un altro 1-0. Dopo il successo di misura su Chelsea, ecco con identico punteggio quello nel derby con il Torino. E così sono tre le vittorie consecutive dei bianconeri in campionato, ma soprattutto questa è la prima partita senza gol al passivo. Giusto così perché la squadra di Allegri, che era partita meglio ma aveva poi concesso troppo spazio a quella di Juric, ha cambiato marcia nella ripresa. Merito dei cambi del tecnico bianconero, che ha inserito Cuadrado al posto di Kean, e naturalmente di Locatelli che ha trovato il bellissimo gol del successo nel finale. E allora, ripensando alle gravi assenze di Dybala e Morata, il peggio sembra passato anche se non tutti i problemi sono risolti, perché la qualità del centrocampo è sempre la stessa e non di alto livello. Ma almeno stavolta la Juventus dimostra di avere più continuità e più tenuta del Torino, che invece si spegne alla distanza e ancora una volta subisce un gol nel finale, anche se stavolta non si può parlare di beffa. Locatelli è il sogno che si avvera, un derby vinto da tifoso, la Juve ringrazia, un gol decisivo nei minuti finali, un derby disputato con la maglia della tua squadra del cuore. Un copione del genere, Manuel Locatelli, forse aveva provato a scriverlo già da bambino. Ha fatto di tutto per diventare un giocatore della Juve, è riuscito a farcela dimostrando da subito di essere un giocatore da Juve. Mica poco, anzi tantissimo, praticamente tutto. Perché è lui a 23 e con un europeo vinto da protagonista e rivelazione allo stesso tempo, a essersi già caricato sulle spalle il peso di un centrocampo tutto sbagliato come quello della Juve. Serve tempo, la maglia bianconera pesa più di ogni altra, questo è il ritornello che vale più o meno per tutti una volta arrivati a Torino. Per lui così invece non sembra. È arrivato e si è messo a disposizione, un minuto con l'Udinese poi uno spezzone con l'Empoli. Dopo la sosta poi non c'è più stato tempo da perdere, davanti alla difesa si è messo lui e archiviata la parentesi di Napoli si è vista una Juve che passo dopo passo ha ricominciato a costruire piccole certezze, 5 vittorie e un pareggio, col Milan, con Locatelli sempre più determinante nel proteggere la difesa e far ripartire l'azione. Ci sono 2 gol, quello con la Sampdoria e quello con il Toro. Quest'ultimo da sogno, per un tifoso come lui, proprio nel derby che riapre le porte ai tifosi. Sotto il settore ospiti l'esultanza, dopo la rete è ancora partita conquistata. Ma la giocata della svolta, della sua stagione e in particolare di quella della Juve, forse è stata un'altra, entrato nel secondo tempo alla Spezia, ha salvato sulla linea di porta a Szczęsny battuto il pallone che sarebbe valso il 3-1 e affossato forse definitivamente i bianconeri. Eccoli, può essere cambiata la stagione della Juve, grazie a Locatelli. Che effettivamente sembra avere quel qualcosa in più ogni volta che gioca, il piacere di farlo indossando questi colori, dando sempre il massimo. La maglia che dovrebbe pesare come un macigno, su di lui sembra leggera, ce l'ha tatuata addosso, praticamente non la sente. Ha fatto di tutto per arrivare alla Juve, la sua volontà è stata decisiva in sede di trattativa, ha persino accettato un ingaggio che in Premier sarebbe stato il doppio o forse il triplo, a 3 milioni netti ci arriverà solo nel tempo e attraverso il raggiungimento di tutti i bonus. Sembrano briciole per un giocatore che si sta imponendo a questi livelli. Ma per lui la Juve è un sogno che si avvera, proprio come questo derby. E la Juve a questo punto ringrazia, se lo tiene stretto, cercando sul mercato altri Locatelli. Sempre che ce ne siano.